Amici di Billiard Channel, amanti del grande biliardo, bentornati, bentornati in diretta. In diretta non siamo proprio, o almeno non lo saranno le immagini. Di sicuro rispetto al passato non ci sono novità, cioè c'è sempre Mirko Bianchi in regia e accanto a me il mio fantastico compagno di avventure, Nicola Biondi. Buon pomeriggio a tutti gli amici di Piglia Channel e buon pomeriggio Gianluca. Un altro bel progetto, ci è piaciuto subito questo progetto che ci ha proposto la federazione, quindi siamo contenti di dare continuità al canale, anche se, come hai detto tu, non una partita in diretta, ma in diretta ci siamo noi a commentare. Beh, ma sicuramente è un'iniziativa eccezionale perché che cosa è successo e che cosa succederà? Mirko Bianchi insieme alla dottoressa Ronchi e a tutto lo staff di Billiard Channel sono andati a scovare negli archivi Rai le partite più belle che non si sono mai viste, almeno sul web, quindi in tempi moderni, che verranno riproposte con il nostro commento in una nuova, diciamo, chiave di lettura, quindi un biliardo passato, ma che secondo me può essere tranquillamente poi traghettato ai tempi moderni con tutte le analisi del caso che cercheremo di fare. È una partita di qualche anno fa, però sicuramente una partita, Gianluca, con due protagonisti del biliardo italiano davvero grandiosi. La presenti tu? La presento io anche perché uno dei due protagonisti purtroppo seguirà questa partita e rivedrà questa sua partita da altri palcoscenici un po' più in alto rispetto a noi. Sto parlando del grande compianto Terminator Vitale Nocerino che ieri, 18 anni fa, se ne andò da questa vita lasciando secondo me un vuoto incolmabile nel biliardismo italiano, lui che è stato uno dei più grandi e rimarrà uno dei più grandi di tutti i tempi, no, Nico? Assolutamente sì, un protagonista appunto di questa partita Vitale Nocerino per arrivare poi a un altro campione che anche lui non gioca più, ma non per i motivi tragici di Nocerino, ma perché ha deciso di abbandonare il professionismo del biliardo e si tratta di Gustavo Zito. Quindi la partita che vi proporremo tra pochissimo è una partita che vede appunto protagonisti Vitale Nocerino e Gustavo Zito. Zito che ha abbandonato Gianluca il biliardo da molti anni, credo che la sua ultima apparizione si tratti del 2009, se non vado errato, Gianluca. Sì, diciamo 2008-2009. adesso 2008-2009, sì, ha abbandonato essenzialmente da numero uno, quale è stato Gustavo Zito per quasi tutto il suo periodo di attività, era il giocatore imbattibile, il giocatore freddo, il vero professionista, quello che si preparava a tutto tondo alle competizioni. Assistito da un mental coach, assistito da un dietologo, da un preparatore atletico, lui è stato davvero forse l'unico emblema realmente del biliardo professionistico a 5 birilli. Sono completamente d'accordo, direi anche in qualche modo futuristico, perché ultimamente, solo negli ultimi anni, ti faccio un piccolo esempio, ci si approccia o si cerca di fare una preparazione anche con il mental coach. Lui tanti anni fa, si tratta di tantissimi anni fa, già metà anni 90, inizio anni 90, svolgeva questo tipo di preparazione alle gare, quindi davvero un precursore, secondo qualche aspetto, Gianluca, non so se sei d'accordo. Ma assolutamente sì, mi raccontavano e ho anche vissuto in prima persona anche il fatto che lo prendessero un po' in giro perché dicevano che Zito si presentava con gli accompagnatori, appunto stiamo parlando di mental coach, psicologo ai tempi, piuttosto che dietologo, eccetera, e invece è stato proprio quello che ha fatto vedere a tutti davvero che si poteva essere professionisti nel biliardo, almeno negli atteggiamenti, non andiamo a scomodare il lato economico che comunque in quel periodo, ai tempi di Telepiù, ha attraversato alcuni anni di buon
diciamo, di buoni incassi per i giocatori di biliardo, sicuramente. Ma Gustavo Zito, se facciamo il paragone con Nocerino, ci hanno sempre raccontato che Nocerino, ad esempio, poteva dirti alle 2 del mattino che voleva la pasta agli olio e peperoncino, che fa anche rima, no? Era tutt'altra cosa, ed infatti, e poi lo vedremo, non ha colto i risultati che la sua immensa classe gli avrebbero permesso. Sì, diciamo, Nocerino ha vinto tanto, poi dopo purtroppo è scomparso prematuramente, però con la classe e il talento cristallino che aveva Vitale avrebbe potuto vincere sicuramente molto di più, e aggiungo che se lo sarebbe anche addirittura anche molto meritato. Eh sì, decisamente, decisamente sì. Tra l'altro, prima di iniziare con l'incontro che poi vi presenteremo, spieghiamo un po' quello che è questo progetto che vi terrà compagnia tutti i venerdì in diretta su Billiard Channel alla stessa ora, quindi con start alle 15. Si chiama Quelli del Biliardo. Un po' quello che vi abbiamo detto, andremo a ripescare tutte le partite interessanti, belle, sfide epiche del passato, e appunto ve le ricommenteremo con le nostre voci. E poi, come avete letto dal comunicato della Federazione Italiana Biliardo Sportivo, la FIBIS, a seguire questa diretta sul canale YouTube di Edora Biliardo, ci sarà il processo alla partita con ospiti, e andremo a riprendere alcune fasi salienti dell'incontro appena visto e le analizzeremo con dei grandi campioni. Questo il venerdì che abbiamo e ha pensato la federazione per voi, per colmare quel vuoto che arriverà fino all'inizio, speriamo presto, della prossima stagione agonistica. Sì, sicuramente l'intento è di dare continuità al canale e anche di dare continuità, Gianluca, alla partnership che c'era durante questa stagione agonistica tra Edora Biliardo e appunto la federazione, questa stagione agonistica che adesso non è agonistica, ma insomma digitalmente in qualche modo prosegue con questo nuovo progetto parallelo che noi abbiamo subito sposato, Gianluca. C'è anche un'altra bellissima iniziativa della federazione, non direi a margine a questa, ma con questa, che è il 5 Pin for Dummies, che anche in questo caso è un progetto curato da Luca Garavaglia, che sta facendo un lavoro eccezionale a mio modo di vedere, una scommessa in cui sta credendo e a cui crediamo anche noi sicuramente. Cioè, che cosa? Le partite commentate da lui, ricommentate da lui, ma non in italiano, quindi tendenzialmente in inglese, ma Luca avrà anche ospiti che arrivano un po' da tutta Europa e da tutto il mondo, e commenteranno nella loro madrelingua. Anche in questo caso un progetto federale, due idee che si abbracciano, quella della federazione e quella che ha avuto Luca Garavaglia, che già da molto tempo è impegnato nello sviluppare e nel portare, anche proprio con delle lezioni dal vivo, il biliardo dei 5 e dei 9 birilli, quindi il nostro biliardo, in Europa. E questo è quello che ci dovrà essere, secondo me, nel futuro per farci conoscere anche fuori, ancora di più anche fuori dai confini dell'Italia. Sì, davvero un gran bel progetto, questo progetto federale, insomma. E ringrazio appunto la disponibilità di Luca nel mettere appunto a disposizione la sua lingua inglese, che sta ancora più perfezionando, per cercare di portare questo gioco, i 5 birilli, il biliardo italiano, diciamo, anche in altri paesi europei, facendo sia questa iniziativa, ma come hai citato prima tu, anche il fatto di andare come insegnante federale ad insegnare il biliardo anche negli altri paesi europei, Francia, Danimarca, adesso mi vengono in mente questi, insomma.
Sì, Germania, eccetera, anche il panamericano è coinvolto perché, ad esempio, nella prima puntata che vedeva il commento della partita del Mondiale di Pistoia tra David Martinelli e Alejandro Martinotti, il campione del mondo uscente, ospite di Luca Garavaglia, c'era Nicolas Filia che ha commentato in lingua spagnola, quindi per arrivare anche dall'altra parte del mondo. Insomma, negli intenti della federazione c'è quello di veramente di divulgare il biliardo per quanto ci è possibile. Se sei d'accordo, Gianluca, io andrei alla partita perché è Allora una andiamo sul partita di qualche biliardo. anno. È una partita di qualche anno, ma gestione CS c'è sempre e quindi la grafica del punteggio sarà a cura del gestionale di Mirko Bianchi, che è sempre presente in regia, no, non si fa sentire, ma è colui che ha programmato appunto questa diretta, e sotto vedete la striscia del punteggio proprio di gestione CS curata in remoto dal sottoscritto. E allora, vediamo qual è questa partita. Stiamo parlando della partita tra Gustavo Zito e Vitale Nocerino. Siamo a Monte Carlo, nel Museo Oceanografico di Monte Carlo, dove si sta svolgendo l'ottava edizione del campionato europeo. Questa che secondo me è una finale annunciata, semplicemente però anticipata, perché non è una finale. Ecco, intanto il telecronista originale di quell'evento, Auro Bulbarelli, vi dicevo, una finale anticipata perché non è una finale, è un incontro valevole per l'ingresso agli ottavi, è un incontro che in quegli anni è una rivincita. Appena un anno prima, nella stagione agonistica 97-98, fu la finale del campionato italiano dei professionisti vinta da Gustavo Zito, una partita che comunque appunto sapeva di finale. Sì, avete visto la partenza, era possibile realizzare i punti all'Akito, no, fallito il primo tiro Zito. La prima occasione frontale reale di questo incontro ce l'ha Vitale Nocerino con questa raddrizzata di tre passate e un quarto a mantenere nel quadrante di sinistra la propria biglia. Che dire Gianluca, un colpitore eccezionale Vitale Nocerino. Eccolo qua intanto inquadrato Vitale Nocerino. Se Mirko ci manda il replay, se è possibile, di questa esecuzione, possiamo dare anche uno spunto tecnico su questa palla, perché capita spesso e volentieri, e spesso e volentieri si incorre a fare un errore. Ferma lì, Mirko. Questa è la posizione di partenza del tiro. Se vedete, le biglie sono a circa 6-7 punti dalla mezzeria longitudinale del tavolo. In questa posizione si può manovrare di lunga centro, quindi con contenimento della battente sulla linea di rimpallo prima che arrivi l'avversaria. La classica situazione da toccare. Dipende dalle caratteristiche del biliardo, ma generalmente con una steccata di leggero effetto sulla sinistra, discretamente affondata per agevolare il rallentamento della palla battente e non fare rientrare troppo l'avversaria, ma rivediamola in diretta. Eccola qua. Trapassato un quarto, come dicevi tu, Nico, tutto perfetto per Vitale Nocerino. E tutti giù per terra, 12 punti per Vitale Nocerino. Eh sì, eccolo qua inquadrato, il compianto vitale, poco meno che quarantenne in quella circostanza. Garuffa per Zito che esaspera l'ingresso, ma trova un buon posizionamento diagonale delle biglie. Intanto inquadrata la moglie di Gustavo Zito che assiste Raffaella che a bordo insieme campo. al... Eh sì, Raffaella insieme al marito Zito in quel periodo, nel 99, risiedevano, non so se sia così ancora tuttora, risiedevano a Monte Carlo sia per motivi personali che per motivi di lavoro, perché in quel momento Zito aveva delle aziende che lavoravano nell'indotto del biliardo. Parliamo un pochino anche di che cos'è il campionato europeo. Vi avevo detto in presentazione che in quel momento era la sua ottava edizione.
L'Albo d'Oro vedeva iniziare questa, l'elenco delle vittorie a Carlo Cifalà nell'86 nel Paese dei Fiori a Sanremo, vinceva e bissava nell'edizione successiva a Basilea nell'88, non ricordo il finalista di Sanremo, ma sicuramente quello di Basilea è stato Giacomo Ferretti. Nel 1990 a Verona uno di questi protagonisti c'era, ma non il vincitore, era Vitale Nocerino, che doveva cedere il passo a uno straripante Attilio Sessa, che gli conquistò il suo titolo europeo. Cosa che fece nel 91, tornando in Italia, in Piemonte, a Verbania, Paolo Diomaiuta, scusate il lapsus, ho detto il nome del figlio, vinse la finalissima contro il vincitore dell'86 e dell'88, quindi con Carlo Cifalà. Nel 92 ci spostiamo a Sabadell, in Spagna, dove Riccardo Belluta regolava per 3-2 Arturo Albrito. Nel 93 vinse a Pompei Bellocchio e l'ultima edizione prima di questa fu di nuovo in Italia a Milano nel 97, dove David Martinelli vinse alla bellissima contro il compianto Riccardo Masini. Questa la storia del campionato europeo fino a questa edizione. Intanto bellissima questa tre sponde di calcio di Gustavo Zito, che realizza 4 punti e trova una difesa centrale davvero perfetta. Qui Nocerino potrà andare solo di tre sponde, credo allungando il gioco con qualche idea di realizzare quel pallino da tre in finezza oppure di allontanare le biglie. E qua Vitale lascia palla, era giusta il comodo dei mancini, quindi poteva tagliare a destra. Qui assolutamente la scelta giusta, non ha valutato che allungando la forza la palla battente tende ad allargare e quindi non ha intercettato la palla avversaria, quindi è un errore diciamo vistoso, ma che capita discretamente spesso, no socio? Sì, decide per l'acchito Gustavo Zito dopo aver incamerato i 2 punti del fallo, la prima vera occasione frontale per Gustavo Zito per prendere margine in questo primo set. Zito decide di affrontare l'esecuzione senza effetto in una zona che può offrirgli una protezione, vanno giù tutti. 12 punti per Zito, 2 filotto 2, disegno ideale all'acchito in replay, la conclusione del campionissimo argentino. A mio avviso tecnicamente... A mio avviso tecnicamente ha scelto la soluzione più semplice, quella di colpo, per assicurarsi un punto di mira migliore e non andare incontro a scarti. Il pallino ne offriva tanta di protezione. Pallino che si va a prendere dal lato giusto del tiro, Vitale Nocerino, appena corto nell'esecuzione. Zito si manterrà sul pallino da 4, non credo che si lasci sfuggire questo importante obiettivo. Il campione argentino, e invece no, Gianluca tira un giro ad andare avanti, si disinteressa del pallino da 4. Avresti forzato tu, Gianluca, quel pallino da 4? Sai, è abbastanza distante da sponda. Probabilmente questo sarà uno di quei tiri di cui parleremo dopo, no, Nicola? Perché è una scelta e l'analizzeremo più tardi, sicuramente. Tanto si salva, sì, diciamo si salva su questo gancio Vitale Nocerino, ma concede complice una forza esuberante, una candela con l'avversario a circa un diamante dal castello a Gustavo Zito. Viene da chiedersi il perché si incontrino soltanto solo nei sedicesimi questi due campioni, perché nel girone di qualificazione tipico di queste competizioni internazionali Nocerino finì secondo e perse un solo incontro con Riccardo Masini, che in quel caso finì primo. Di conseguenza Zito, che invece è finito primo nel suo girone, ha generato questo incrocio che ha visto questa partita, ha fatto sì che questa partita si disputasse ai sedicesimi di finale.
Questo signore, se non vado errato, è il papà di Sala, di Marco Sala, giusto Gianluca? Assolutamente sì, qualche anno fa. Complicata questa esecuzione di Zito, battente che genera sotto il castello. Una Una garuffa delicatezza imperiale, mostruosa. Otto direi. Perfetta. punti per Zito. Sì, qui vale la pena rivederla al replay. Guardate come fa arrivare dalla diagonale ideale Zito la palla. Si sposta appena dalla mezzeria longitudinale, concede un 5 sponde di calcio a Nocerino che trova. Che sfida la palla sul largo. Eh sì, è tipico di Nocerino, lo sappiamo un po' tutti, storicamente ha sempre sofferto, ma chi non soffriva Zito in quel periodo, questo giocatore con cui è arrivato sempre alla bella, ma tendenzialmente ha sempre perso dal 93 a Cannes, dalla semifinale del Mondiale del Professionisti del 93, poi ha inanellato una serie di belle perse. Intanto sempre sul castello Zito, anche se non precisissimo, due punti, ma di assoluta qualità, soprattutto per quanto riguarda la forza. Questo pallino potrebbe dare un po' fastidio a Nocerino, che è costretto ad alzare un po' di più la battuta e approcciare al tiro su questo tre sponde di calcio con tanto effetto. Vediamo se riesce a trovare lo stesso una strada giusta del tiro. La Rimane trova, ma appena rimane corto. giocone corto. Sì, qua è corto davvero di un giro. E intanto lo sponsor di quel momento, questa coppa si chiamava appunto Stravecchio Cup, se non vado errato. Ah no, questa non è, questo è l'europeo, ma diciamo che lo Stravecchio Era lui il Branca è sponsor sempre della stato, promozione. eh sì, è sempre stato uno sponsor storico della federazione. Zito gliela fa Intanto pagare. subito sul filotto. Subito sul filotto Zito realizza 8 punti, si mette a 45 ad un passo dalla conquista di questo 7. Credo che siano 7 che andavano ai 60 punti, Gianluca. Oh bella, non mi ricordo se in Europa si andava ai 50 o ai 60, il bello della diretta. Nocerino gli risponde da far suo, ma non riesce. Questa si potrebbe rivedere per capire un pochino l'errore commesso da Vitale Nocerino in questa esecuzione. Ritorniamo un po' più indietro. Eccola qua, ferma al momento della steccata. Intanto nel two box potete seguire il tiro di Gustavo Zito. Vediamo Nocerino. Parte la presa di palla è buona. Lascio pure andare le immagini, Mirko. Troppo lunga la steccata che tende a non far incandelare la palla avversaria e rallenta di quel tanto la battente. Che non gli consente di realizzare, ma non di riportare le biglie in difesa. Zito E dal nel replay frattempo preciso. Zito li ha tirati in terra una volta a tutti, altri 12 punti per Zito che si mette a 57. Questa è una steccata sicuramente migliore rispetto alla precedente, infatti vedete il risultato è sempre di 10 punti, però riesce molto probabilmente a ritornare in difesa. Si è corretto subito dall'errore precedente, Vitale. Non so se hai fatto caso, Gianluca. Eh sì, è la dote dei grandi campioni, qui la steccata gli è partita più rigida, ha fatto sì che l'avversario non andasse avanti a sviluppare AM, ma si incandelasse poi anche rientrando leggermente. Non so chi sia la figura femminile inquadrata, passato qualche tempo anche per me. Tanto Ero giovane, nel 99. in divisione, tempi che furono, Gianluca. In Avevo divisione, 26 anni. Zito. In divisione Zito e Nocerino che dovrà sicuramente forzare un angolo di misura. Sì, presumo che la partita sia 60 dal momento Sì. che c'è stata questa scelta, Gianluca. Sì, Proprio se dovessi assolutamente. scommettere, direi 60.
E qui un calcio di rigore praticamente a porta sguarnita per Zito, a cui bastano due birilli bianchi per aggiudicarsi il primo set di questo ottavo di finale del campionato europeo. E Subito zitto, sul non si fa filotto pregare. Zito. Marcature devastanti di Gustavo Zito sulle biglie frontali, Gianluca, davvero impeccabile. Guarda, una delle caratteristiche di Zito in quel periodo era quello di non sbagliare mai il facile, che non è cosa assolutamente cosa banale, e quello di continuare a muovere la marcatura. Cioè, non faceva mai un giro a vuoto, un pallino, un due, una marcatura piena. Diventava assillante il ritmo che dava all'incontro. E quindi, eccolo qua, abbiamo inquadrato prima il papà e questo è un giovanissimo Marco Sala, allora 27-28enne, Sala se non erro è del 71. Devo chiedere un aiuto al nostro regista in diretta perché mi sa che l'ho combinata, Gianluca, con il contachilometri. Eh già, perché allora era a mano, come si dice. Intanto parte Vitale Nocerino nel secondo set, non una gran partenza per il campione partenopeo. Allora si potevano fare i punti, ha forzato lo schiaffo di misura e addirittura qua Zito di mancino cambia mano per battere questo angolo. Chiaramente non si fida della misura, cerca di allungare. Primo errore vistoso forse di Zito fino a questo momento, un particolare della custodia di uno dei due giocatori. Garuffa per Nocerino, sul largo un pallino da 4 che non riesco a vedere se sembra di sì, è stato chiamato dall'arbitro. È tipico in queste situazioni dover aumentare la forza, perché generalmente l'impatto sul pallino da 4 tende con una forza canonica a far pagare lo sfaccio, perché la battente invece di spostarsi viene arrestato dalla sfera rossa. Zito, sfaccio per lui, chiede scusa a Vitale perché un rimpallo col pallino gli porta in dote 11 punti. Queste sono delle dirigenze FIBIS di allora, conosco la persona ma non ricordo il nome, chiedo venia. 11-4 il punteggio in favore di Zito con Nocerino, a cui le biglie sono terminate anche in una posizione piuttosto ibrida. Sta cercando soluzioni ed è perplesso. È in una posizione molto ibrida. Vediamo cosa tira fuori. Vitale cerca l'angolo di seconda. Anche lui di rimpallo rende pariglia a Zito. Otto punti Anche lui con un po' per Vitale di Nocerino. fortuna. Sono Abbiamo tornato, abbiamo ripristinato il sistemato. punteggio. Colpa di Guarda. Bianchi, Zito assolutamente. a incandelare di seconda. Mamma mia, altri 12 punti per Gustavo Zito che porta via il pallino con la sua bilia. Se posso chiedere al nostro regista per poter leggere i messaggi che ogni tanto compaiono, se potrebbe spostare la mia immagine dalla sinistra alla destra dello schermo, se possibile. Nocerino a incandelare sulla scarsa, qualche idea anche sul pallino da 4. Ah, me Quattro la punti tolgo da per sola. Nocerino. Grazie Mirko che mi ha mandato un messaggio con scritto te la togli da solo. Grazie Mirko. Sì, una solidarietà davvero
davvero disarmate del nostro Mirko Bianchi in questo nuovo progetto di smart working. Sì. Come si dice, vicini ma lontani. Sì. Ma lui c'è sempre, sempre sul pezzo, Mirko. Sì. Inquadratura per il campione nato a Rosario nel 1971. Qualche anno in più Intanto per Vitale Nocerino, classe 62. alla ricerca della steola Nocerino, però prende una porzione troppo piena della biglia bianca, più che altro non troppo sulla sinistra, per allineare tutte e tre le biglie. Realizza solo il pallino da tre, ma lascia una comoda posizione a Zito che richiamerà la sua sicuramente a pallino da quattro. Quello che viene, viene, e viene quasi tutto il filotto di striscio. Fantastico, Zito, davvero perfetto. Ci sono tanti ragazzi che ogni tanto mi chiedono: ma come giocava Gustavo Zito? Mi viene da dirgli così, eccolo qua. Questo, se vogliamo, di tecnico non aveva un granché, semplicemente controllare la battente con un colpetto velocizzato di polso, ma poi quando si è lì, bisogna saperlo fare. Cerca di salvarsi dalla lunga, veloce, Nocerino. Salvataggio che non arriva. Vediamo se Zito qua Sicuramente forzerà di arriverà. colpo per il 4 e l'angolo di prima, o Ma se io lascerà stare. credo che questo 4 Gianluca non se lo lasci sfuggire. Per fare 4 deve scarseggiare, quindi deve forzare l'esecuzione di prima. Sì. C'era questa opportunità, ma giustamente, come dicevi tu, Nico, il 4 lì non andava perso a questo punteggio, che lo vede avanti Ma sai, 37 a 19. era avanti 14 punti, andare sicuramente avanti di 18, fino a 18 era sicuramente importante in questa circostanza. Alla ricerca ancora della steola, molto probabilmente Vitale Nocerino, dopo aver battuto in lunga corta, cercherà di nascondere a colla al pallino la biglia bianca di Zito. Egli sfila Qua dietro. queste qua sfortunate. È vero che la camera dall'alto stringe un pochino, però insomma era difficile girare lì dietro. Tra l'altro, guarda, ho visto chi è l'arbitro dell'incontro, un toscano, il compianto Luigi Benedetti. Un grande arbitro, un grande direttore di gara è stato Luigi. Ho avuto la fortuna di conoscerlo. Paga fisso Nocerino per la mancata steola, un fisso che tutto sommato Gustavo non gioca eccezionalmente bene, rimane lungo. Giro 4 adesso, praticamente obbligato per Nocerino. Che si sostiene troppo, non realizza né il pallino da 4 e né il giro, qui l'ha presa anche troppo scarsa Gianluca. Abbiamo visto inquadrato poco fa il padre di questo signore è proprio Eh sì. Marco Sala. Vediamo la raddrizzata di Zito. Di colpo in testa, da Cicco, mamma mia, ad assicurarsi il pallino da 4. Capolavoro di Gustavo Zito. Da Cosa vogliamo dirgli? manicomio Gustavo Zito, 55 a 19 sulle esecuzioni frontali, davvero un cecchino Zito. Inquadrato Andrea Berniga. Berniga, che in questo mondiale sarà finalista, proprio con in questo europeo sarà finalista e perderà proprio da Gustavo Zito. La migliore affermazione in carriera è stato Andrea Berniga. Al regista di questa trasmissione piacevano le belle signore, sicuramente, come dargli torto. Primo set point per Zito in questo secondo set, non lo sfrutta al meglio, molto probabilmente sarà solo un appuntamento rimandato, però fa 2 punti che lo portano a 57, ha solo un pallino dall'andare 2 a 0, anche Ancora con un poco angolo di morale. misura. E fa l'errore di prima, pari pari. Diciamo prima Da un Gianluca la po' meglio. partita era, sì.
Prima la partita era anche un po' più giocabile perché il punteggio di Nocerino diceva 40, adesso diceva 17, quindi ha messo ancora meno morale nel tiro precedente del primo set. È solito Solito sfaccio per disfaccio. Zito di chiusura. E È il Zito, solito. una macchina Gianluca, una macchina, 10 punti. 67-19 Impressionante. nel secondo set, 2-0 per Gustavo Zito. Era decisamente, quando partiva a questi ritmi, era decisamente incontenibile. Vero, se vogliamo analizzare nel profondo, che Vitale è inquadrato alle spalle, se non sbaglio, no, l'ho confuso, scusate, l'avevo confuso con Giancone, questo signore sulla destra. Dicevo, vero che Nocerino, qui ci ha messo del suo, che non ha sicuramente giocato nel migliore dei modi, però vista dall'altro lato la cosa è difficile giocare bene quando sai che c'è un giocatore come Zito che ti mette una pressione eccezionale, non sbagliando veramente mai ogni qualvolta gli capiti l'occasione. Bella anche questa scelta, secondo me, di Gustavo. Nell'acchito della prima partita, potendo fare i punti, aveva scelto lo striscione. La cosa non gli è quadrata molto, non l'aveva giocata benissimo. Ha scelto immediatamente di tirare un tiro che può consentire comunque un grosso realizzo, il gancio di misura, ma che è sicuramente più in chiave conservativa. Nocerino a salvarsi sul buon acchito di Zito, va lungo. Ci mette sotto la stecca, Zito. Vediamo se batte di prima o a crescere seconda e terza di prima. Ancora uno scambio impressionante. Guardate il controllo della battente. Tre corse e biglie diagonale. Questa era tutt'altro che semplice, Gianluca. Questo semplice, caro socio, non l'aveva visto neanche da vicino. E qui il gancio in risposta di Nocerino, perfetto, tre birilli per lui. Arriva la reazione del Campano. Campano Nocerino, argentino di nascita Gustavo Zito, adottato in quei tempi dalla città di Guastalla, dal paese di Guastalla, vicino a Reggio Emilia, dove ha abitato con la famiglia per tanti anni. 6-8 il parziale per Nocerino di parabola, Zito. Guardate cosa ricava ancora Zito, anche di calcio. Veramente devastante Gianluca Gustavo Zito. In quel periodo bisognava veramente spaccargli un braccio per riuscire a vincerlo. E Guarda cosa Nocerino ha tira tutto fuori tutto giocato. biagio Nocerino. Da manicomio Nocerino, da manicomio. Questa facci 5 replay, Mirko. Mamma mia. Biglie a distanza siderale, come dici tu. Guardate Ma come poi guarda il stacca. colpo che ha preso. Guarda il colpo che ha preso la biglia battente. E qui un campionissimo come Zito accusa un po' questo colpo, però gli va tutt'altro che male, Sì. eh? In questa divisione. Mamma mia. Che cosa bellissima. Forse Che cosa Gianluca, secondo me, bellissima. il tiro più bello dell'incontro fino adesso, eh? Sì, fino a questo momento, al di fuori delle precisioni di Gustavo, che ha tirato cose però più regolari, questa è un'esecuzione, secondo me, fuori dai libri di testo, un'esecuzione che viene non dal braccio, ma viene da qualcosa che hai dentro. Non sei d'accordo, Nico? Assolutamente sì, questa viene se te la sogni la notte. Io la notte questo tiro durante lo posso anche fare. Non so tu, ma Io l'ho sognato tante volte, Zito.
E ancora la risposta del campione argentino che va subito sul filotto. Una media Come lo davvero potremmo devastante. definire, socio? Moderatamente antipatico sul gioco, chiaramente. È perché vediamo se gli controbatte Nocerino, se tirerà sul pallino o disfaccio a rientrare. No, guarda Mamma che mia! spaccio di controllo aveva tirato. Mamma mia. Guarda cosa gli è partito. Guarda cosa gli è partito. L'ha giocata così per controllare l'impatto sul pallino e trovare anche la steola. E se vuoi ha fatto il difficilissimo, perché con questa forza Sì, è l'ha facile. trasportata troppo, certo. Esatto, perché i due errori grossi in agguato qua è che quando ti parte così ti parta molle e quindi squarci l'avversario oppure rimpalli immediatamente perché hai paura di squarciarlo. Sì, infatti hai visto come è andato vicinissimo a prendere il rimpallo. Questo ha valore al fatto che ha fatto una cosa davvero difficilissima da fare. Sì, questa da mille e una notte. Zitto con lo steccone. Tra l'altro proprio lo steccone, non è la sua stecca allungata. Il E primo questa due per volta no, Zito. ne aveva fatto anche uno prima stecca alta. Anche uno l'anno precedente l'aveva fatto. Mostruoso, di colpo in testa di prima sui birilli probabilmente, uno Scerino. Questo è un disegno perfetto. Tre passate e poco più Davvero. con la battente, con l'avversaria. Ma da dover riuscito a ritornare con la biglia battente, addirittura passato la mezzeria del tavolo. Era sicuramente di vitale questa esecuzione di colpo in testa ed effetto, era uno dei cavalli di battaglia, ma ne aveva davvero tanti di cavalli di battaglia. Sicuramente quello principe era il tiro per cui abbiamo non poco esultato, e parlo del giro a tutto biliardo, perché Nocerino era un'esecuzione e un esecutore implacabile del giro. Di gancio Zito a conservare la bianca al posto della gialla, in difetto di questo avrebbe voluto anche marcare dei birilli. Alla fine Zito non si salva però perché salta troppo nel centro del tavolo con la sua. Quindi lascia questa buona opportunità, un piccolo spazio di manovra per Vitale che vediamo se saprà passare vicino al pallino e realizzare il filotto di secondo. Qui ne ha preso un Prende il pelo graffio. di palla E qui e il successivo alza. graffio. Questa non è male come ritocchino. E Il doppio pelo. uno a uno, diciamo uno a uno, c'è stato un episodio fortunato anche per Zito nel primo incontro, dove era rimasto anche bene, tra l'altro Gustavo, realizzando 11-12 punti, non ricordo. Quindi la fortuna si pareggia. Ingresso per Zito, esaspera questo ingresso in questo scatolino allargato, conserva le biglie in difesa ma non realizza nessun punto. Uno svantaggio per la prima volta in svantaggio in un set Zito, 31 a 20 per Nocerino, sponda biglia ad intestare per Vitale. Ma io penso sia stato proprio da questa parte, non voleva rimpallare. Sicuramente sì, dalla camera alta non riuscivo a capire qual era l'attacco che intendeva fare sulla biglia battente. E certo che si è difeso bene. Passano anche uno dei nostri primi piani. Votate il più bello. Bianchi ogni tanto ci fa lo scherzetto, eh. Vuole vedere se siamo Intanto attenti, la se stiamo prende scherzando. contemporaneamente Gianluca, l'ha presa Eh sì. contemporaneamente perché sennò non mi spiego Anche perché la tua lì, se no, non ci va questo mai. disegno. Vediamo un po'. Sì. Sì. La sfilata appena di prima, poi la ripresa. Sì, il classico cacalcio contemporaneo. Un cacalcio contemporaneo, addirittura allinea
allinea il pallino tra le due biglie e trova difesa. Intanto c'è un cellulare che suona già nel 90, si parla di 90 Gianluca, 9, 90, 99. 99. Sì, C'erano era già un i telefonini GSM che sicuramente. disturbavano, sì. Che disturbavano i giocatori. Sì, Non poi si non si era salva, c'è molto ancora modo di pratici. fare. Di prima, di tre lunghe, zitto con poco effetto. La prende appena più grossa del voluto, però. Diciamo che ecco un'altra caratteristica, un controllo delle corse, delle forze eccezionale, una meccanica eccezionale, la più bella meccanica in assoluto del biliardo. Come precisione, come stile, perfettamente dritto, non muoveva un muscolo. Molti l'hanno sempre apostrofato come robot. Non è che sia un'immagine che mi piaccia tanto, Nico. No, assolutamente no, perché ora io ti dirò, ne avevo viste tante di partite di Zito, però ti dirò che non me lo ricordavo in questi minimi dettagli, no, che stiamo cercando di captare da questa nuova trasmissione. Però, sinceramente, vedo un Zito davvero molto ordinato, ma non a robot. Sì, si vede che è un giocatore sicuramente costruito, però mi sembra di vedere più un giocatore che sta attento a tutti i minimi dettagli, che a partire dalla preparazione al colpo, dalla scelta alla preparazione al colpo. Molto davvero pulita come meccanica. E qua altro capolavoro di risorsa di Nocerino che su questo striscione congela la battente sul posto. Qui è proprio forzato questo strisce doppio striscio per arrivare dietro al pallino. Guardate il controllo. Anche perché non Cambia il era proprio colore su alle palla biglie. piena, non era proprio su palla piena, Gianluca. Quello spostamento l'ha fatto di porzione e di controllo. Era quasi palla piena, direi davvero tutto perfetto qua per Vitale. Vediamo se gli risponde nello stesso modo Zito, ma di seconda da sotto. Ah, l'ha giocato passante. Ha L'ha giocato giocato lo passante, striscio. Gianluca. L'ha giocato passante, sì. No, qui in quella proporzione qua non so quanto fosse proprio pulito il passaggio, perché di solito la nostra deve essere un po' più a favore per poter agevolare lo scambio tra le biglie. È la Nocerino, specialità ancora di della casa. giro. Non stavo parlando Sì. a caso prima. È Sicuramente grande modularità Gianluca, di braccio. una cosa che avremo tempo anche di analizzare dopo nel processo, secondo me ritornerà un po' il tormentone, scusate il gioco di parole, qualora Zito tornasse, a che livelli potrebbe raggiungere. Ecco, secondo me rivedere una partita di Zita ai tempi d'oro e vedere la qualità del gioco che riusciva ad esprimere 21 anni fa, insomma, secondo me può far rivedere la posizione a tanti, non so cosa ne pensi tu. Dopo sicuramente ne parleremo, ne sentiremo anche i nostri ospiti cosa ne pensano. Ma sì, ma anche perché dove sarebbe Zito? L'altra domanda, se avesse continuato a giocare, è vero ed è legittima l'opinione che il biliardo si è evoluto, ma sarebbe andato avanti probabilmente a evolversi anche Gustavo, non si sarebbe fermato qui, che insomma anche se si fosse fermato così, Ecco, no? è quello che ti C'era volevo far parecchio di capire. peggio. Esatto, non è che il livello fosse basso, tutt'altro, insomma, fatto sempre 10 da tutte le parti. Intanto Appunto. Vediamo se Nocerino forza qua la chiusura. rimane, sì, Forza la rimane un pelo chiusura. 14 lungo. punti, chiusura solo ed esclusivamente rimandata. Sì, la mette in banca Nocerino questo set.
Noscerino 59-26, qua anche il miglior Zito non credo che abbia modo di fare un parziale di 34-0. Qua un saluto Quanto di Fan. mancano? Sì, Faul Mascia ci dice quanto mancano questi due campioni. Sicuramente Vitale manca davvero in tutti i sensi perché non è più fisicamente con noi, ma anche Zito, che è fisicamente con noi, sicuramente manca da un punto di vista di spettacolo al gioco del biliardo. Intanto fa suo il set Nocerino con questo pallino da tre che mi è sembrato di vedere che si stava avvicinando al castello. Realizza 3 punti più che sufficienti per aggiudicarsi il set e andare 2-1. E noi invece dall'immagine abbiamo scoperto di chi fosse la custodia inquadrata prima, era quella di Vitale Nocerino. Quindi sta per partire il quarto set. Vediamo la scelta Gianluca. Nocerino quando ha tirato il gancio è rimasto, l'unica volta che ha tirato l'acchito È è rimasto entrato poco, è cortissimo. rimasto corto. Sì. Ma più che altro è entrato poco. Vediamo se si saprà correggere. E non Come si prima. corregge. Fa lo stesso errore. Questa è gravissima, eh. Allora, nota di questa partita che di fatto entrambi hanno giocato l'acchito. Male Zito, il primo di striscione, male Nocerino, il secondo, un gancio analogo a questo. Zito correggendosi nella terza partita, quella che ha appena perso nel terzo set, scusate, si è corretto, ma il gancio comunque è risultato largo, che comunque è cosa migliore almeno per la difesa. Zito con lo steccone fa rientrare troppo la palla su questa dritta a incrociare. Comunque È un un sospiro buon di controllo della sollievo, battente. eh? Sospiro di sollievo per Nocerino che aveva subito scoperto il fianco subito dal primo tiro. Intanto si è perso il birillo, vedete Benedetti che cerca di trovarlo sotto il tavolo. Alla fine forse a scovarlo è Nocerino. Quel signore che avete visto Ho accanto, visto un quello che si sta sorriso chiamando. di Zito. Ho visto un mezzo sorriso di Zito, davvero incredibile vedendo strappargli anche un sorriso. Era quel signore che si stava chinando per cercare il birillo, un grandissimo amico di Riccardo Masini, ancora in attività, gioca a Sesto Calende e si chiama Vincenzo Specchio. Enzo Specchio. Non si Ok, trova questo birillo, secondo me poi alla fine l'hanno trovato, però. Però intanto è abbastanza tortuosa la ricerca di un altro birillo. Adesso il cameraman lo porta sul tavolo. Ha un birillo in mano il cameraman. hai Ma notato come Benedetti Mirko ce la Bianchi ci fa, fa? ce Grande. Hai notato come Bianchi ci fa le inquadrature proprio così Sì. a sorpresa Mi piena, eh? scuso. Sì. Non ci siamo abituati, Gianluca, durante la Phoebus Challenge non ce la mette una telecamerina per inquadrare lo studio, ma qua o oscuriamo l'immagine, gli facciamo questo scherzo, Gianluca. Oscuriamo la telecamera, ci sta. Qui abbiamo un'arma di difesa, oscurare l'immagine. La metterò comunque, ha detto, l'abbiamo avuta in un gran premio di San Vincent, c'è stata anche una battaglia di pallottoline di carta, se vi ricordate, alla fine volava un po' di tutto, è andata anche in diretta. Zito, vediamo se tira fuori una delle specialità della casa, veloce, o se sta canonico lo spondebiglio a sfruttare anche il pallino sul largo. Sì, allunga il gioco, Zito. Però una Nocerino a tutto buona occasione, biliardo. però. Mano sul legno, tirerà subito sul filotto. È una buona steccata che parte a vita. Pensavo rientrasse di più questo, Gianluca. Eh? È Si vede rientrato poco affondato tanto. perché la Affondato possiamo. No, tanto. più che. No, più che altro il colpo sulla palla è stato troppo alto. Se ci rimandi il replay, se c'è una presa, una visione di questo tiro, Mirko, lo possiamo far capire ai nostri amici. No, torna indietro.
se vedi, vediamo il colpo sulla palla, vediamo il tragitto della battente, lascia andare. Il colpo sotto pare sia partito perché addirittura vedete come salta la palla. Vediamo il tragitto della palla gialla. Sì, un po' troppo effetto probabilmente. Si vede dall'inversione di effetto della battente che non ha permesso alla contraria di incandelarsi. La steccata a vederla così sembrava buona. È vero che anche che con il salto tende a perdere un po' di rientro, la palla. Giro di zito. Quattro punti per Zito che controlla in difesa centrale intanto entrambe le biglie, intanto inquadrata la moglie di Zito che soffre a bordo campo. Molto più del marito, probabilmente. Pallino da tre per Nocerino che si trovava ancora nella sua posizione iniziale. Tre punti per Nocerino che lo portano a 7, 7 a 6 il punteggio. Ma stretta per Zito, mano sul panno. Non facilissima, ma sicuramente fattibile per un campione come lui. Ma sai, qua squarciando si può addirittura arrivare al 3 di terza, quindi l'importante è non rimpallare, si può tirare se non ci si fida direttamente il 3. La presa nella via, il pericolo era questo, la presa un po' nella via di mezzo, sul 2 largo effettivamente, però tutto sommato, guarda. Poteva starci, Nico, un pallino da 3 Sì, immediato a portare. assolutamente sì, rinunciare era una delle eventualità, però il fatto di Sì, essere davvero comodo Gianluca penso che abbia spinto Zito a, tra virgolette, rischiare, ma stando chiaramente nella parte dell'errore. è una figura che si vede spesso perché è impostata da stretta con la palla vicino a sponda, molto brutta da chiudere, si sta tendenzialmente in garanzia, salvo momenti particolari della partita. E succede di prenderla così, soprattutto sul panno nuovo, che tende a non rientrare moltissimo. Posizione a vista per Zito, che vediamo se decide di giocare. Cosa decide di giocare? Sembra impostato per lo striscio di passaggio, Gianluca. Ah no, decide di giocare il Volante 4. pallino da 4 in giro volante. Solo corto di due, di un giro. Sì, davvero. Intanto sembrerebbe però libera la strada del giro, non gli si passa tanto lontana quel pallino, però sembrerebbe libera da Ma se, secondo rimanere. me Nico gli si batte proprio addosso a quel pallino. Ma Per il giocare la largo forza passa, della. ma Giocare la della forza della corta buca, Gianluca. sicuramente. Se la, Della corta, sì. perché deve. Sì, considera che la palla per fare il rosso deve battere intorno al 20 della corta da quella proiezione. E se passa, passa per un qualcosa di largo, sopra, con la forza bassa. Con la forza bassa, Sì, sicuramente. Adesso non sì. abbiamo lo strato che ci aiuta. Però secondo me rinuncia, cioè, era tanta l'eventualità di prenderlo quel pallino. Quello sicuramente sì. E tutto sommato ha lasciato le biglie in una sorta di parificazione, impostata di palla piena, mi sembra impostata per un angolo traversato, no, Nico? Sembrerebbe di sì, però Tanto. dovremmo vedere la posizione. Addirittura aveva anche giocato l'angolo di prima a ritornare verso il pallino da 4 e realizza quest'ultimo, una bella soluzione da parte di Gustavo. Quindi vedeva tanta palla se ha potuto stare dalla parte sinistra della biglia, quindi Sì, la vedeva la vedeva parte superiore abbondantemente. sicuramente. Esatto. Nocerino ad appoggiarsi sul pallino da 4 e ad affondare, allungando la forza. Un'ottima esecuzione questa di Vitale. Questo è un capolavoro, Gianluca, questo. Questo è Sono davvero un capolavoro. d'accordo.
lo stavo apostrofando come tale per palati, capolavoro per palati fini, perché allungare la forza proprio perché non si sa, cercando l'impatto col pallino, come si fermeranno, col pallino da 4, come si fermeranno le biglie. Di Zitto, che forza, pochissimo addirittura la effetto. misura. Fantastico, Mamma Zito, mia, mamma fantastico. mia. Capolavoro contro capolavoro. Questi Certo, usando un Gianluca, ter. no, ti stavo dicendo, dopo aver fatto quel capolavoro in difesa per Nocerino, subire una perfezione di calcio in questo modo, in questo momento della partita, forse questo può essere il tiro partita, anche se siamo distanti dalla Dall'obiettivo. conclusione. Però questo è il tiro che può spaccare un intero incontro, eh. Davvero, sì. Qua stavo usando un termine pokeristico, che super poteri contro superpoteri, perché non sbagliano davvero mai. Quando sbagliano è proprio perché la situazione non consente di fare bene. Beh, se parliamo di livello di gioco, è un biliardo di 21 anni fa, ma mamma mia, mi viene da dire. Su queste Che è il cose. punto. Ancora il rosso e biglia a Se posto per Zito. noti, non c'è una palla di Gustavo sproporzionata nelle corse, al di fuori del realizzo che si può fare o si può essere più o meno cospicuo, però davvero non c'è una palla sproporzionata. Intanto esaspera l'ingresso Nocerino su questa garuffa. Trova una difesa diagonale sull'altro lato, però c'è sempre ingresso per Zito, per un'altra garuffa. Neanche questa la potrebbe sfruttare. Intanto vediamo inquadrato dietro il papà di Zito. Che mi sfugge il nome, il fratello si chiama Marcello, Marcello, sì. non mi ricordo il nome del papà. Zitto, ancora a cercare questo ingresso millimetrico, lo spacca in due, mamma mia. Davvero devastante. Infatti, Gianluca, sono sempre più convinto che quella garuffa abbia spaccato proprio questo incontro, perché poi Nocerino, dopo quel capolavoro su quella garuffa dove ha realizzato pallino da 4, ha perso 6 di garuffa, altri 6 sulla raddrizzata e adesso 8 di garuffa. Quindi un parziale aperto di 20-0 per Nocerino, che risponde così con un gancio fantastico, 6 punti. Un Due livello di ganci gioco giocati davvero eccezionale. da Nocerino in questo incontro, uno ne fa adesso da 6 punti. Insomma, come media non c'è male, considerando poi la difficoltà del tiro di gancio, soprattutto con la palla avversaria distante dalla sponda. Questo è il tiro che potrebbe mantenere vivo ancora questo set. Aveva bisogno di una marcatura del genere, aveva bisogno di una difesa del genere. Vediamo se Zito commetterà un errore. Zitto, giro di ricognizione per lui prima di affrontare questo tiro. Giocherà a parificare 10-10. Ci sta anche così di leggero rimpallo. Era Sì, è eventualità. un'eventualità. Sì. Angolo a scappare, Gianluca, a parificare in fondo. Io non vedo altre soluzioni, Sai, anche se si va intorno al pallino. Una bella una domanda quella domanda che per ci il. pone Giacomo, eh. Ci chiede una domanda per i soci: il biliardo moderno è molto cambiato rispetto a questo, migliorato e peggiorato? Ma io sono curioso di porre questa domanda ai nostri ospiti anche dopo. Intanto diciamo la Sì, nostra. stavo dicendo. Allora, Secondo te, il Gianluca? biliardo. Allora, parliamo di una cosa, se parliamo anche di facilità del biliardo, questo biliardo su cui stanno giocando è sicuramente un biliardo meno âgé del passato, no? Del presente, perché è un biliardo che quantomeno ha 21 anni in meno rispetto a quelli di adesso. E quindi c'è più facilità negli
negli strumenti. Il gioco, bah, io sono un nostalgico, così a parte questa premessa che ho fatto, a me piaceva di più questo gioco. È un gioco meno arrembante, è un gioco più di studio. Mi piace di più questo gioco. O perlomeno Gianluca, sì, si vede tanti capolavori da 8-10 punti, però si vedeva molto il fatto della quadratura in difesa delle biglie, secondo me. Quindi Sì, almeno ora il gioco che aveva approntato Zito era questo. Zito fa anche poco testo perché Zito le metteva a posto anche a scala 40, nel senso che non... però effettivamente sì, è un gioco più di rifinitura. Diciamo che la grossa differenza che vedo, gioco del passato più di rifinitura, più di schermaglia, gioco moderno più imperniato alle colpiture più spregiudicate, più d'attacco. Mi viene da dire questo. Comunque, appunto, Intanto a prego più Luca approfonditamente. Il papà di Zito si Gianluca. chiama Francesco, vero? Sì, è vero. Vai. Allunga tanto i tempi su questo tiro Zito perché secondo me crede proprio che una marcatura in questo tiro possa facilmente poi fargli vincere l'incontro. Perché questa è un'altra meraviglia di Zito. Facciamola rivedere, portiamola al replay, Mirko, perché è molto interessante anche in questo caso lo studio di questa palla per i nostri amici appassionati che hanno voglia di imparare qualche tiro. Ferma lì, torna indietro, Mirko, scusami, al momento della steccata, a palle ferme, fermo lì. Questo angolo è impostato, è appena da chiudere o è impostato giusto? Quindi ci sarebbe stato poca protezione se non la forza della gialla in fondo a biliardo per questo tiro. Zito ha ragionato benissimo, a mio modo di vedere. È stato dal giusto, ma sullo stretto. Se avesse fatto l'angolo, tanto meglio. Ma comunque, scarseggiando la palla sulla sinistra, porta la battente verso l'angolo e sullo stretto sfrutta la battente verso la lunga. Scusate, e sullo stretto sfrutta il pallino in difesa. Secondo me è un capolavoro questo, Nico. Come capolavoro gli risponde Nocerino, l'abbiamo visto nel replay al two box che è stato fermato da Bianchi. Sì, assolutamente sì, eccolo qui, il tre sponde di calcio di Nocerino. 4 punti per Vitale, si porta a 23. Sono assolutamente d'accordo sull'analisi che hai fatto nel tiro precedente di Zito. Questo faceva vedere quanto Zito, oltre a essere una macchina da birilli, sicuramente un giocatore che sapeva sfruttare tutte le situazioni a suo favore, ma anche strategicamente era molto, molto avanti. Eh sì, e qui ad avvalorare, avete visto questo scambio di tiri, ad avvalorare questa schermaglia che secondo me in questo biliardo, che è il biliardo figlio del professionismo, degli anni d'oro di Telepiù, da qua a Telepiù sono passati non tantissimi anni, ma 3 o 4, e che dire, a me piaceva di più. Non che adesso non ci siano belle partite, ma spesso e volentieri per mio archivio personale, per i miei dati personali, mi ritrovo a vedere delle partite e spesso riguardo le partite del passato. 36-23 il parziale. Nocerino con lo steccone, vediamo cosa riesce a ricavare, se riesce a ricavare un giro da questa posizione. È brutto, deve giocarlo passante questo, di colpo passante basso, E io penso che abbia fatto lo stesso ragionamento di Zito prima, Gianluca. identico, identico. Assolutamente identico. Vedi quello che ti dicevo, Nico? Sì, assolutamente sì, mi trovi completamente d'accordo. A parte che stiamo parlando adesso, il mio è un discorso di massima, ma stiamo parlando di due extraterrestri, perché Zito e Vitale erano due extraterrestri del biliardo. No, non erano sicuramente la normalità. Tra l'altro, non solo in quel periodo, perché vorrei porre l'attenzione che questi che stiamo vedendo sono gli anni di Martinelli. È David Martinelli il campione del mondo dei professionisti in carica in questo momento.
Quindi non, c'erano dei parecchi competitor, diciamo così, a tutto biliardo, questo giro per Nocerino, ancora a sfruttare il pallino probabilmente. Sempre sullo stretto, qui forse lascia una strada, eh. Qua lascia Ah, una qua. strada, attenzione, attenzione. Eh sì. Questo E può essere tiro qua. partita. Sì, è un match point virtuale. Vediamo se gioca da attraversare o se diminuisce la forza. No, secondo me gioca a tenersi, è proprio in posizione per tenersi di lunga centro. Eccola qua. Ha preso il 2 10 interno, punti quindi la per battente ha corso leggermente meno, però qui l'importante era marcare. Vediamo se ci sarà la risposta di Terminator. Partita, vi ricordo, valevole per l'ingresso agli ottavi di finale del Campionato d'Europa, l'ottava edizione, dal Museo Oceanografico di Monte Carlo. Divisione Nocerino, bricolla adesso per Zito. Ah, dei quarti, mi diceva, quindi per andare negli otto, diciamo. È un ottavo di finale, scusate. Zito sulla ragione del tiro, sul largo. Palla battente adagiata alla sponda lunga. Vedete una quantità di Nocerino nella parte superiore. Tira lo striscio di Mamma passaggio mia, da Nocerino! manicomio Nocerino. Da manicomio, un altro super capolavoro di Nocerino. Questo Questo è un Gianluca, altro. c'è da impazzire su questo. Su Qua questo ci c'è da vuole il impazzire cane veramente. lupo. Qua ci vuole il cane lupo. Qui fondamentalmente tiri su un pelo di biglia fortissimo, eh. Mamma mia. E questa E gli ha dato questa un po' Zito noia anche a Zito. non può accusare, Sì, forza sempre giusta. Inquadrato è un un giovanissimo giovanissimo. crocifisso omaggio, sì. Non mi ricordo se. No, ma prima ho sbagliato. Questo campionato d'Europa del 99 lo vincerà maggio. È l'anno in cui vinse maggio il campionato d'Europa. Ho sbagliato, chiedo venia. Sul largo Nocerino prende una quantità esterna di PDA. Se questa era una suoneria, era un Nokia, mi sembra, dei tempi, se non è un suono moderno della nostra regia, questo che si è sentito No, era infatti la. stavo cercando di capire da dove veniva questo suono. Ora ho molte cose accese, ma non riconoscevo questa notifica. No, il nostro regista ci dice. Intanto un super capolavoro di Zito, 8 punti su questa 3 sponde di calcio che mette il punto esclamativo a questa partita e molto probabilmente ci mette davvero un'ipoteca. Sì, questi sono i tiri con la fare 8 con la palla avversaria così distante dal castello. È quel Ma guarda segnale che come ti gli fa risponde capire. Nocerino, Mamma che mia, non no. ci sta, non ci sta Nocerino. Da manicomio la risposta anche di Vitale. Si può avere la macchina del tempo? Perché se si può avere, io la voglio. Nico mi sta dicendo di il 54-35. nostro regista di mettere in carica il tablet dei punti perché ti si sta scaricando. Al Ah, era volo, quella la notifica. Zito trova un pallino da 3. Pallino da 3 che pesa quanto un macigno. E tra l'altro non si mette neanche malissimo perché penso che
Vitale che batte a 35 contro i 57 di Zito. Deve andarsi ad inventare. Vediamo cosa punta. No, sta puntando il doppio striscio. L'americana. Bene, perché tanto effetto. Eccolo qua. Ha cercato il L'arco. tiro. L'ha presa grossa. Non era semplice per niente. E match point per Gustavo Zito. Vitale Nocerino che guarda un po' sconsolato. Zito nella solita metodica preparazione ad ogni tiro. 6 punti a chiudere per Zito, 3 tre ci punti, sono. 3 A 3 punti a chiudere, scusami. punti. Ero Esatto, rimasto era indietro 57, nel. non era aggiornato il punteggio. Beh, che dire, abbiamo detto secondo me tutto, no, caro Soscio? Perché intanto vediamo la moglie di Gustavo Zito che va a salutare il marito. Che dire, un biliardo d'altri tempi, un biliardo eccezionale, due giocatori eccezionali, una partita che spero che i nostri amici abbiano gradito e un omaggio al grande Vitale Nocerino che nonostante abbia perso questo incontro ha sicuramente dimostrato, se mai ce ne fosse stato bisogno, che è stato appunto uno dei più grandi campioni di tutti i tempi. È davvero un livello, Gianluca, stratosferico e sinceramente io non vedo l'ora ora di parlare approfonditamente anche con altri campioni di questo biliardo, di come era questo biliardo. Sono passati 21 anni, non c'erano le biglie puntinate, c'erano le biglie da 61 e 50. Insomma, analizzare un po' il tutto di come sono, cosa c'è stato in questi 20 anni di biliardo e come erano quei tempi, che si parla del 99, e Eh quindi sì. dai, vediamoci tra pochissimo, Gianluca, eh. Allora, sicuramente per questa diretta che spero sia piaciuta ai nostri amici telespettatori, vada un ringraziamento veramente importante alla RAI, la radiotelevisione italiana, nella persona del direttore di Rai Sport Auro Bulbarelli, che ha messo a disposizione queste immagini proprio perché crede, come ha sempre creduto la rete nazionale dall'85 in poi, partendo da Trandafilo, da Franco Trandafilo, ed arrivare ad oggi alla divulgazione delle immagini del nostro splendido sport. Quindi grazie Rai e grazie ad Auro Bulbarelli, rinnovo. Allora Nicola, noi non possiamo che dare l'appuntamento alla settimana prossima e mi raccomando, ogni venerdì rimanete con noi, tornate con noi perché vi proporremo una partita bella come questa, forse un po' di più, forse un po' di meno, ma comunque una grande partita del passato. E mi raccomando, anche nella giornata di mercoledì, se non erro, chiedo alla nostra regia, seguite Five Pin for Dummies, le trasmissioni, uguale a questa, fondamentalmente, ma in un'altra lingua, in inglese e nelle varie lingue degli ospiti che avrà al commento Luca Garavaglia, per portare il biliardo anche fuori dai confini nazionali. Quindi due Noi quindi vi appuntamenti, ringraziamo. Gianluca, per ricapitolare, due appuntamenti su Billiard Channel, uno il mercoledì a cura di Luca Garavaglia, mercoledì alle ore 16 e poi tutti i venerdì alle ore 15, sempre su Billiard Channel, una partita ricommentata da noi e poi sempre tutti i venerdì a seguire di questa trasmissione l'appuntamento sul canale YouTube di Edora Biliardo dove tra pochissimo partirà il processo, giusto? Sì, il tempo di organizzare fisicamente la diretta e risaremo con voi, qualora vogliate, con il processo e con gli ospiti che avremo via via per commentare le partite appena viste su Billiard Channel. A proposito di Billiard Channel, un grande ringraziamento vada al nostro regista, sempre lì sul pezzo, Mirko Bianchi, e alla responsabile delle comunicazioni, Federica Ronchi, che ha sicuramente aiutato ed organizzato questo splendido progetto. Quindi, che dire, su Billiard Channel ci vediamo venerdì prossimo. Ciao a tutti. Ciao!